carnevale di Palma Campania non lascia amara doppia. Rinviato il canzoniere previsto per il martedì grasso a causa delle cattive previsioni meteorologiche, la kermesse prenderà di nuovo vita nel prossimo fine settimana con un doppio appuntamento. Il canzoniere, che prevede l'esibizione delle quadriglie in quattro piazze della città con il cosiddetto cerchio, in veri e propri concerti dal vivo, oltre che coreografie e pièce teatrali, si terranno i giorni di sabato e domenica. Sabato, a partire dalle 17, sarà la volta delle quadriglie degli Amici di Pozzo Romolo, degli Studenti, Scusate il ritardo, Tutta nata storia e Teglanum. Domenica dalle 18 si esibiranno gli Scugnizia, a Livelli, Gaudenti e Monellì. Tutto pronto quindi per la conclusione del meraviglioso spettacolo del Carnevale Palmese, che nella giornata di domenica ha visto la messa in scena delle quadriglie sul palco di Piazza Mercato. Dal pomeriggio alla notte ognuno dei nove gruppi ha inscenato un vero e proprio musical di 30 minuti per convincere la prestigiosa giuria a attribuirle la palma di miglior quadriglia. Un'esplosione di suoni, di luci, di colori, di arte, di allegria, di divertimento. E questo è il Carnevale di Palma Campania, la kermesse che affonda le sue radici nel 1600 e che tutt'oggi la comunità palmese realizza compiendo un grande sforzo organizzativo, ponendolo nella top 10 dei carnevali d'Italia, con un indotto che sfiora 2 milioni di euro. Uno sforzo per creare tuttavia un sicuro punto di forza per la sua capacità attrattiva in ambito economico e turistico. Uno sforzo enorme che dura circa 6-7 mesi. Qua a Palma, essendoci le quadriglie, che sono gruppi mascherati di circa 200 persone con concerti dal vivo, quindi bande a fiati più strumenti tipici napoletani e tutto il resto, è difficoltoso perché quei carri, metti il gasolio dentro, la benzina, partono. Fa muovere 200 persone sfilate e tutto il resto è molto molto complicato. Ma cosa significa per un palmese far parte di una quadriglia? Per un palmese far parte di una quadriglia è l'essenza proprio della vita qua a Palma Campania. E com'è la vita all'interno di una quadriglia? Sono 3 mesi che stiamo lavorando a costruire, a fare i vestiti, a creare la scenografia, la coreografia. C'è un gruppo di soci che ci autotassiamo per creare questa cosa. Poi ognuno si fa il vestito a spese sue, facciamo i carretti, cenate, feste che ci prepariamo, la sera ci mettiamo insieme, cuciniamo. Anche quest'anno si calcolano in 100.000 i visitatori complessivi per il Carnevale di Palma, ma qual è il segreto di questo successo? Il segreto risiede un pochino nella storia, in ciò che i nostri genitori ci hanno tramandato. Il Carnevale di Palma Campania è un carnevale storico, questo è il carnevale delle quadriglie, ma bisogna venire a Palma Campania per capire la bellezza, insomma, la sfarzosità di questo evento. Noi abbiamo bissato quello che è stato già l'anno scorso, ma quello che è successo anche negli anni addietro. Quest'anno tra le strade di Palma Campania sono riversate migliaia e migliaia di persone. Il rigoroso regolamento prevede che le performance la domenica si sommino quelle del canzoniere, in cui la quadriglia si esibisce sotto la guida di un maestro che ne coordina e scandisce i tempi. Negli anni questa figura ha assunto un ruolo tanto importante che nella piazza del paese c'è un vero e proprio Hall of Fame degli ultimi 100 anni. A presiedere la giuria anche quest'anno l'attore Maurizio Casagrande, che l'anno scorso ai nostri microfoni disse: il bello del mio mestiere, no? Che certe volte ti porta per lavoro, tra virgolette, a vivere delle esperienze magiche che io vorrò ripetere, perché adesso mi hanno invitato, mi hanno fatto Uruguay. E oggi qui. Ma io sono un uomo di parola, a differenza di tanti miei colleghi che fanno tante chiacchiere e poi nessuno li vede più. Io ho trovato questo carnevale che ho scoperto e sono rimasto colpitissimo quest'anno quando mi hanno detto: guarda Maurizio, che la gente, la parola bella, la gente di Palma ha apprezzato molto la tua presenza e stiamo pensando di confermarti, cosa che non è mai stata fatta per i padrini, madrini e madrine varie che si sono succeduti negli anni, e è successo che hanno pensato di richiamarmi e io sono corso perché veramente mi sono divertito. E anche quest'anno partecipare a questa festa, vedere delle persone che si affaticano ma divertendosi, bevendo, mangiando, correndo avanti e indietro, è una cosa che ti riempie di energia e te la porti a casa